Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 30, in frantumi. Queste mura, Takashi, sono sterili. Sasuke. Gli esami sono terminati. Sono stato promosso col massimo di voti e sono arrivato primo nella classifica nazionale delle scuole superiori. Ho vinto il torneo nazionale scolastico di Kendo. Sono ammirato e invidiato dai ragazzi della mia età. Sono l'erede di un impero finanziario ed ho già un ufficio pronto ad attendermi a Shibuya, uno dei quartieri più in vista di Tokyo. La mia famiglia è potente e mi rispetta. Mio fratello mi vuole bene. Sono baciato sotto ogni punto di vista dalla fortuna. Sono Sasuke Kawashima. Ho tutto ciò che si possa desiderare. Tutto, tranne la felicità. Mentre rifletto sul mio presente e sugli avvenimenti degli ultimi giorni, Takashi entra nella stanza. Siamo al 22° piano di un enorme grattacielo delle Kawashima Industry. Mio fratello è rigorosamente in giacca e cravatta. Io indosso un paio di jeans e una maglietta nera. Allora, che ne pensi, Otuto? Non è fantastico? È uno degli uffici più spaziosi di questa sede. L'ha scelto nostro prete appositamente per te. Dalla prossima settimana questo sarà il mio ufficio. Inizierò un tirocinio in questa sede seguito da mio fratello, al fine di prenderne la direzione. Dovrò anche frequentare l'università seguendo così in tutto e per tutto lo stesso percorso che ha già fatto anni fa Takashi. La stanza è molto spaziosa. C'è un piccolo mobile bar sulla destra ed un'enorme scrivania proprio al centro. Alle sue spalle una grande vetrata da cui si può ammirare tutto il quartiere di Shibuya. Così alla fine sono arrivato. La mia meta è stata raggiunta. Mio fratello lavorerà con me come suo pari e il nostro padre mi rispetta. È tutto perfetto. Tutto è andato al suo posto. Mi avvicino alla scrivania e la tocco con una mano mentre l'altra non vuole saperne di uscire dalla tasca. Se non ti piace qualcosa nell'arredamento, possiamo cambiarlo. Takashi continua a parlare soddisfatto. Tutto perfetto. Tutto tremendamente perfetto. Ryo. Ok, ammetto che fare irruzione in casa Sakamoto non è stata una delle mie idee migliori. Ma il fine giustifica i mezzi. Genji è una brava persona e il re Kairoshi non parlano. Voglio delle risposte, ne ho bisogno per aiutare quel cretino di Sasuke. Sono certo che sta soffrendo e so per certo che la sua famiglia non gli sarà di supporto. Quindi devo pensarci io prima che faccia delle scelte di cui si pentirà per il resto della vita. È stato un vero idiota negli ultimi mesi, ma resta sempre il mio migliore amico e voglio saperlo felice. Genji mi raggiunge in salone. Ryo-kun, benvenuto. Allora si può sapere di cosa devi parlarmi così urgentemente? Al telefono hai detto che si tratta di una questione di vita o di morte. Cosa c'è che non va? Sì, beh, forse ho esagerato un poco, o forse no. Senti, Genji, tu ultimamente sei diventato molto intimo con Rei-chan e Hiroshi. Girano un sacco di voci su Reika e io non ci sto capendo nulla. Vorrei che tu mi spiegassi per bene quello che è successo e che lei ci ha nascosto. Capisco. Sì, effettivamente io conosco tutta la storia. Me ne ha parlato Hiroshi. Per Reika è difficile confidarsi con gli altri. Ed è inutile quindi che ti dica che mi è stato espressamente chiesto di non farne parola con nessuno. Immagino, ma io devo sapere. Credimi, non ti chiederei di tradire quei due se non fosse davvero importante. Genji mi fissa dritto negli occhi. I suoi occhi sono di un nero che ti gela le vene, eppure non vi è traccia di cattiveria e superbia. Sbuffa e si gratta la testa, voltandomi le spalle, poi finalmente parla. Ryo-kun, per chi lo fai? Per Kawashima o perché sei preoccupato per Reika? Lo faccio per entrambi. Lo so che Sasuke ha sbagliato con lei, ma voi non lo conoscete bene come lo conosco io. Lui non voleva allontanarsi davvero da Rei-chan. La sua famiglia ha fatto delle pressioni contro la loro reazione. E per lui essere accettato al pari di Takashi è sempre stata un'ossessione. La sua famiglia nella sua testa è tutto e ne è stato completamente assorbito. Questo non lo giustifica per non essere stato accanto a Rei-chan, ma... E se ti dicessi che ciò che potrei raccontarti potrebbe mandare in pezzi quella famiglia? Tu dici che per Sasuke essere un Kawashima è importante, ma devi sapere che è proprio per colpa di un Kawashima se siamo arrivati a questo. Ciò che posso dirti io può solo mandare in pezzi definitivamente la visione che Sasuke ha del suo cognome. Sei sicuro di voler sapere? E capisco subito da queste parole che c'entra Takashi e forse anche suo padre. So già che Sasuke dovrà soffrire e fare delle scelte che forse gli sarà impossibile fare,
Comprendo tutto al volo perché non sono così scemo come sembra. Nonostante ciò, ripenso ai lividi alle bende di Reika e non posso non desiderare di aiutarla, perché lei è come me, senza una vera famiglia alle spalle. Perché ha sofferto in silenzio, riuscendo comunque a regalarci dei sorrisi e tenendoci lontani da tutto quel dolore. Lo faccio anche per Hiroshi, perché è un bravo ragazzo e non deve farsi carico da solo di tutto il peso della solitudine di Reika. Lo faccio per me, perché voglio vedere i miei amici felici. Quindi prendo fiato e riformulo la mia domanda senza abbassare più lo sguardo. Genjo, per favore, raccontami tutto quello che sai. E lui inizia a raccontarmi una storia di grande dolore e solitudine. Sasuke. Takashi mi lascia solo nell'ufficio. Deve sbrigare alcune cose e poi tornerà qui. Continuo a sentirmi strano, fuori luogo. Osservo ogni superficie di questa stanza, ogni elemento. Ad un tratto, non so perché, mi viene in mente una cosa strana. Se mettessi una foto di Reika sulla scrivania? È così che fanno i fidanzati, no? Tengono una foto della persona amata sulla propria scrivania. Così quando vogliono, gli basta staccare gli occhi dal computer per godere il volto dell'amata. Ho tante foto, direi. Sono tutte nel DVD che mi ha regalato per il mio compleanno. Il giorno della mia grande festa. Io quel giorno, come mi sentivo? Ero felice. Su di giri per i regali ricevuti. Ero davvero me stesso senza artifici. Mi sembra di non ricordare, ma sto mentendo ancora una volta perché ricordo bene il suo profumo, come era vestita, il suo sorriso. Ricordo bene quegli occhi color smeraldo che non smettevano mai di cercarmi. Ricordo il suo corpo mentre le mangiavo la pelle e mi univo a lei solo nella mia stanza. La ricordo come se non ci fossimo mai separati, allontanati, persi. Ed è così che realizzo che qui dentro una sua foto non c'entra nulla, che stonerebbe con questa fredda perfezione. Perché Reika è molto più che perfetta, è unica. E il suo viso non è sterile come questi pareti. Dio, che cosa ho fatto? Il mio cellulare inizia a squillare, spero in un istante che sia lei, ma il nome che compare sul display è l'ennesima delusione. Che c'è, scemo? Dove sei? Che urli, sono in ufficio, o meglio... Sto ammirando quello che sarà il mio nuovo ufficio. Un vero schifo di... Sta zitto per una volta e ascoltami, brutto cretino. Tachan è lì con te? In questo momento no. Ryo, che ti prende? Che c'è? Sasuke, ora fai silenzio. Non faccio in tempo a venire lì, quindi ti devo parlare per telefono e tu devi ascoltarmi come non hai mai fatto in vita tua. La sua voce è seria. Troppo seria per essere quella di Ryo. Mi siedo e sospiro. Avanti, dimmi, ti ascolto. Ok, beh, è ora che tu faccia alcune scelte, Sasuke. E qualsiasi cosa sceglierai, ricordati che sono sempre io la tua famiglia. Dobe, inizio a preoccuparmi sul serio e sai che ce ne vuole. Che diavolo è successo? Beh, iniziamo col dire che tuo fratello Takashi è un vero stronzo. Da qui in poi, le poche realtà che credevo di conoscere e le poche convinzioni a cui tenevo vanno in frantumi per sempre. Hiroshi. Rechan, hai preso tutto? Reika arranca per le scale di casa mia tirandosi dietro una valigia né troppo grande né troppo piccola, ma che sembra pesare una tonnellata. Le corro in soccorso mentre lei si sistema i capelli che le cadono sul viso. Con l'occhio sinistro mi sorride quasi allegra. Sì, ho preso tutto. Mi hai fatto portare troppi vestiti però. Sto fuori solo per 3 giorni, dopo tutto. Sì, ma dopo tutto vai dall'altra parte del mondo. E guarda che se non hai portato il cellulare che ti abbiamo regalato io e Genjo, giuro che do fuoco al tuo pianoforte mentre non ci sei. Sì, sì, l'ho preso. Il super tecnologico cellulare che mi permetterà di rimanere in contatto con te anche da New York. Carini tu e Genjo-kun a farmi un regalo insieme. Ci risiamo. Siamo soltanto amici, quindi levati quel sorriso malizioso dalla faccia o la Juilliard ti prenderanno per una pervertita. Temo che penseranno ben altre cose di me quando mi vedranno in queste condizioni. Accidenti al viso, se almeno l'occhio fosse guarito. Tranquilla, quelli quando ti sentiranno suonare ascolteranno solo le tue note e nient'altro. Non devi preoccuparti. Ora sembra più serena. Oggi Reika parte per New York. Domani nel tardo pomeriggio dovrà sostenere la sua audizione per essere ammessa alla Juilliard. Ho insistito tanto per andare con lei ma non c'è stato nulla da fare. Dice che questa cosa la deve fare da sola. Che se la deve. So che voleva partire con Sasuke
e che voleva andare a New York senza alcun segno sul corpo. So che sognava in ben altro modo quello che si appresta a fare. Ma Reika è una delle persone più forti che io conosca e ce la farà e presto tornerà a ridere di gioia. Andiamo, forza, Genjo è arrivato. Genjo vuole accompagnarci in aeroporto e visto che la sua auto è più grande della mia e quindi comoda, ho detto di sì. Il fatto che avessi voglia di vederlo non c'entra nulla, è chiaro. Mentre scende per aiutarci con la valigia mi lancia uno strano sguardo. Che succede? Gli sussurro mentre Reika è distratta. Dobbiamo parlare. E chissà perché non credo che voglia chiedermi un appuntamento stavolta. Sasuke, ho una canzone in testa da quando mi sono alzato questa mattina. Chissà come si intitola. Takashi rientra nella stanza che la conversazione con Ryo è appena conclusa. Scusa fratellino, avevamo un problema nel reparto contabilità. Tutto ok Sasuke? Mi sembri pallido. Takashi, che cosa hai detto a Reika? Reika, ma di che parli? Voglio sapere perché. Voglio che tu mi dica perché le hai detto che doveva lasciarmi. Che non era abbastanza per me. Voglio sapere perché l'hai trattata in quella maniera. Sasuke, così te l'ha detto? No, maledizione. Non mi ha detto nemmeno questo. Non mi ha detto che mio fratello, il fratello che tanto amo e ammiro, le ha chiesto di lasciarmi perché lei non era abbastanza. Non mi ha detto che suo padre la pestava a sangue da anni. Dannazione, non mi ha detto proprio niente. E sono stato io alla fine ad abbandonarla, quando aveva più bisogno di me. Ho protetto persino te tacendo. Tutto quello che le succedeva e che io ignoravo. Takashi, perché dannazione? Perché le hai fatto questo? Ma in realtà sto parlando di me. Takashi chiude gli occhi un momento e sul suo volto si dipinge una maschera di vergogna e di dolore. Mi dispiace, Sasuke. È vero, ho detto a Reika delle cose orrende che nemmeno pensavo. L'ho fatto perché lei non sarebbe mai stata accettata dai nostri genitori quale tua compagna. Per loro Reika non è dell'estrazione sociale adatta per un Kawashima. La vedono come una straniera. E sai cosa pensano sull'argomento razza giapponese? Ti ricordi anni fa quando ci fu tutto quel casino con quella storia di Akira? Fratellino, io non volevo lavorare per la società di famiglia. Volevo iscrivermi al conservatorio e continuare a suonare il pianoforte. Ma nostro padre mi disse chiaramente che in quanto primogenito dovevo portare avanti il buon nome dei Kawashima. Ho cercato di ribellarmi. Ho tentato di fargli capire quali erano i miei veri desideri, le mie aspirazioni. Sono addirittura arrivato a frequentare gente come Akira pur di fargli capire che io non c'entravo nulla con questo mondo. Ma sai cosa ha fatto lui? Ha messo tutto a tacere seppellendo gli scandali col denaro. E mi ha detto che se non avessi fatto ciò che lui aveva scelto per me, ne avresti pagato tu le conseguenze. Ti avrebbe obbligato a studiare all'estero e ti avrebbe fatto tornare qui solo per lavorare sotto la sua direzione. Io ho sempre saputo quanto tu fossi orgoglioso. Sapevo che non avresti mai accettato. Sapevo che piuttosto che assoggettarti alla sua volontà, non saresti mai tornato a casa e così ti avrei perso. Quindi ho iniziato a fare tutto ciò che lui voleva che io facessi, con la promessa che in cambio tu avresti lavorato per me e non sotto la sua direzione. Ma negli anni ti sei comunque allontanato, lasciando che il nostro rapporto si logorasse. Ed io ho capito che non avresti accettato nemmeno di essere secondo a tuo fratello. Allora ho ottenuto da nostro padre la possibilità di farti mio pari, in tutto e per tutto. Reika era un ostacolo. Una ragazza così diversa e così piena di problemi avrebbe rovinato ogni nostro piano. Papà sta già decidendo il tuo futuro matrimonio, quanto ha deciso il mio. Gli interessi economici per nostro padre sono tutto, tanto da essere più importanti della nostra felicità. Io credevo che tu volessi solo essere accettato in questa famiglia, ma ho sbagliato. Perché tu sei stato accettato in tutto e per tutto da persone eccezionali, come Ryo e Reika. Io avrei dovuto chiederti cosa volevi davvero, invece ti ho manipolato come nostro padre ha manipolato me. Mi dispiace tutto. Mi dispiace davvero. E adesso? Cosa devo fare? A qualcuno squilla un cellulare, la suoneria è un pezzo di musica classica suonata al pianoforte. Reika la sa fare questa, ne sono certo. E mi scappa un impensabile sorriso pensando a lei. Io lo so cosa devo fare, l'ho sempre saputo, solo che avevo paura. Cammino verso la porta con passo spedito sotto gli occhi di Takashi. Addio, Tachan. E mentre chiudo la porta alle mie spalle, sento mio fratello bisbigliare un... Arrivederci, fratellino.